piccola presentazione di Elena. Elena, per chi non la conosce, è la CEO di ClioMakeup e è anche una docente all'Università La Cattolica. E oggi l'abbiamo coinvolta perché vorremmo che ci parlasse un po' del modello ClioMakeup, che diciamo è stata un po' una nave scuola, è nata su una passione che poi è diventata una community e poi anche un business. Perciò abbiamo chiesto a Elena di essere qua oggi. Pensate che quando ho contattato Elena la prima volta, era marzo, e quando ci siamo sentite lei mi ha detto: "Ah, bello, sono contenta", perché in quel momento pensavamo ancora di fare l'evento fisico. Mi fa bene pensare a qualcosa di positivo. In realtà non è stato così, però l'importante, diciamo, è non mollare. Ci sono già diverse persone in sessione. Elena, se vuoi condividere lo schermo, così ti Certo. posso lasciare lo stage. Vi ricordo che Elena ha 20 minuti, scrivete le domande nella chat così io posso dopo leggerle, e grazie. Grazie a te, grazie, è un piacere vederti e sentirti. Anche Allora, per me. innanzitutto saluto tutti, anche se da remoto. Mi fa un cenno Mara se vedete il mio No. schermo? No, ancora non lo vediamo. Devi cliccare su questo schermo con L'ho fatto. Prova a uscire di entrare, forse. Vediamo un attimo. Proviamo così. Adesso funziona. Perfetto. Ok, allora saluto tutti. Ovviamente, come ormai, insomma, ci siamo ormai, ahimè, assuefatti a questa modalità remoto, preferirei vivere un'esperienza in compresenza, ma procederei insomma con questa modalità e quello che insomma vorrei fare è concentrare la presentazione frontale in questi primi 15 minuti per poi almeno lasciare, Mara, se sei d'accordo, un piccolo spazio per un momento Q&A, perché io credo che comunque la parte dialogica, soprattutto in questo momento in cui purtroppo non ci vediamo, io non vedo la mia platea, è fondamentale. Allora, partendo dalla breve agenda, allora io vorrei innanzitutto fare una breve introduzione rispetto a ClioMakeup. Alla nostra realtà. So che appunto nella community dei community manager abbiamo sicuramente una buona fama, spero, però vorrei comunque dedicare qualche minuto per chi non ci conoscesse ad una breve introduzione del caso, poiché passerei alla disamina della storia, dei numeri di ClioMakeup, parlare del nostro presente e poi, agganciandoci al tema dell'assiologia e delle narrative, cercare di rispondere all'annosa domanda: perché Clio? Perché ClioMakeup? Come costruire una community che in così, diciamo, breve tempo si è andata ad instaurare in maniera estremamente solida e longeva? Perché comunque ClioMakeup inizia il suo lavoro sul web nel 2008, come vedremo. Ecco, Clio intenta nella sua postazione della casa di New York. A me piace sempre presentarla così, una professionista che però lavora in un contesto domestico, prossimo, vicino all'utenza. Come appunto siamo riusciti a costruire una delle community più longeve del web, con una serie di caratteristiche che mi permetto di definire uniche. Allora, iniziamo con un brevissimo video di diciamo presentazione, perché io ritengo che la migliore advocate di Clio sia Clio stessa. Quindi concedete di switchare da questa modalità a questa modalità, in modo tale che voi possiate avere una breve presentazione. Vado a condividere questo. Abbiamo una mascotte, un ospite in sala.
Sentirete qualche volta abbaiare, spero che non vi disturbi. In questa fase non si sente l'audio, è corretto. Ciao, io mi chiamo Clio e sono una ragazza italiana. In questo momento sto vivendo a New York e adesso vi spiego quello che vorrei fare. Questo qui non è un tutorial, ma è un video introduttivo. E io fra 2 settimane inizierò un corso di make-up professionale. Per me truccare è sempre stata una passione, sono sempre stata attratta dai trucchi, tutti i soldi che avevo li ho quasi sempre spesi in miliardi di trucchi. Da quando inizierò il corso, o comunque anche un attimo prima, vorrei iniziare a fare dei tutorial in italiano, in quanto da quando sono arrivata a New York ho iniziato a seguire i tutorial americani e inglesi, mentre mi sono accorta che appunto in Italia non ci sono tutorial in italiano. Vorrei fare una cosa un po' continua. Allora, tornando alla nostra presentazione, per me è molto importante partire da... Scusatemi. Da questo video, poiché questo video è per me una chicca, nel senso che è il primo video che Clio ha avuto il coraggio prima di registrare, ci sono stati 30 tentativi prima di questo, e successivamente di pubblicare quello che poi, su quello che poi diventerà canale storico che ha fatto la storia di YouTube, almeno in Italia. E per me questo video, oltre a essere molto emozionale, emotivo, tenero, in certi passaggi anche un po' goffo, è un po' la pietra miliare della nostra storia, perché Clio, anche se in maniera aprogrammatica, riesce sostanzialmente a raccontare... Scusate un attimo. Riesce a raccontare... Riesce a raccontare quello che sostanzialmente ha reso poi celebre il canale stesso, e ha incominciato a metterlo nei radar di quelli che sostanzialmente al tempo erano i luoghi della condivisione, i luoghi delle culture di gusto condiviso, come io amo chiamarle, sociologicamente, attingendo dalla sociologia. È una chicca proprio perché Clio ci dà un indirizzo molto importante, poiché sottolinea come intravede all'interno di quella che è l'offerta italiana una nicchia vuota, e sulla base di un mantra che per noi è molto importante, quello dell'invent missing, colma questa nicchia vuota, nello specifico i tutorial con vocazione didattica nell'ambito del trucco, ma questo poi non lo potremmo estendere a qualsiasi tipologia di argomento, ed è sostanzialmente questa, secondo me, la prima risposta alla questione perché Clio. Clio individua una tematica rilevante per un gruppo di persone che in questo momento io non voglio ancora chiamare community, voglio chiamare cultura di gusto condiviso, in questo caso comunata da appunto l'interesse per una specifica nicchia di prodotto, il make-up, la cosmesi, e incomincia a sviluppare contenuti rilevanti con una linea editoriale che al tempo su YouTube era pressoché inesistente, perché io dico sempre che YouTube nel 2008 era cani sullo skateboard, introduce una prima germinale linea editoriale. Questo che cosa porta? Porta nel 2008... Scusami, sì? Elena, forse dovresti mettere la modalità presentazione, così vediamo meglio. Sì? Grazie. Scusate, sono uscita... Ok, grazie per la segnalazione. Allora, eravamo qui, siamo quindi partiti dal 2008 con l'apertura del canale YouTube Clio Makeup, e da qui abbiamo tutta una serie e una, diciamo, escalation di
come si può dire, iniziative business che variano dall'online all'offline, proprio perché noi in Clio Makeup fin dall'inizio abbiamo creduto nel fatto che il rapporto tra online e offline non sia assolutamente tipo dicotomico, nonostante quello che già nel 2008 si pensava, cioè la dimensione del digitale fosse in qualche modo completamente sconnessa dalla vita reale. Ora per noi nel 2020 è molto semplice affermare il contrario, certamente andiamo a prenotare il cibo su un'applicazione attraverso i nostri smartphone e dopo 10 minuti ci si materializza il rider di fronte alla porta di casa. Al tempo non era così semplice, non era così scontato, e molti per esempio ci chiedevano: ma come, voi che nascete digitali andate poi nel 2009 a pubblicare un libro con Rizzoli, con quella che è, diciamo, la carta stampata per eccellenza? Clio quindi pubblica prima Clio Makeup, La storia del trucco della regina del web, che è caso editoriale ancora oggi ricordato, seguito poi da altri titoli, per poi già nel 2011 lanciare quella che al tempo ancora in Italia il concetto non era diffuso, ma era quella della oggi molto più diffuso, della Capsule Collection, dei trucchi per un famoso marchio cosmetica italiano, per poi atterrare addirittura sulla televisione, quindi arrivare ad un mezzo che è appunto è annoverato tra i principali mezzi di comunicazione tradizionali, con appunto le più di 100 puntate messe in onda da Real Time per Discovery. Nel 2013-2014, rilevante ai fini della nostra discussione, viene lanciato il beauty blog più atteso della rete, che oggi ospita la più grande community dedicata alla bellezza in Italia, fino a poi evolversi molto velocemente dal 2016 in poi in una vera e propria azienda che nasce 100% digital, quindi pure digital, e mette in piedi una operazione industriale direct to consumer. Uno dei primi, se non il primo caso in Italia, sicuramente nell'ambito della cosmetica. Questo poi ha delle ricadute di tipo strategico, quindi nella nostra idea di continuare a vivere sia la dimensione digitale sia la dimensione offline. Oltre al grande successo dell'e-commerce, abbiamo poi introdotto una piattaforma ulteriore che in Italia continua a essere la piattaforma dominante, ecco, quella del territorio, con l'apertura di diversi Clio pop-up, cioè dei negozi temporanei che a tendere poi diventeranno negozi permanenti. Oggi nel 2020 Clio Makeup, da quel primo video registrato con una telecamera da $90, vanta una esperienza diciamo di tipo industriale, con un fatturato che si aggira attorno ai 10 milioni di euro, e prevediamo per il 2020 un incremento del 20% per la chiusura dei bilanci. È una realtà strutturata che presidia l'ambiente digitale nelle sue diverse dimensioni, è adattiva, quindi non parliamo più soltanto di Clio come volto, ma di Clio come Clio Makeup come azienda, ma continua a essere una realtà adattiva, e qui abbiamo una seconda risposta al nostro quesito, poiché sceglie le proprie strategie di comunicazione modulandole in base alla piattaforma e al target, ma soprattutto, e non mi stancherò mai di stressarlo, noi seguiamo il mantra del rispetto della rete, delle esigenze dei suoi abitanti, con cui Clio continua a parlare attraverso un linguaggio semplice, accessibile, democratico, spontaneo. Alcuni numeri. Clio Makeup su YouTube vanta 1.6 milioni di iscritti, i video di Clio sono stati visti più di 335 milioni di volte, abbiamo una media di 4 milioni di visualizzazioni al mese. Su Facebook noi contiamo su una community di fan, scritto con la U, non con la A, di 2.5 milioni di persone, e una reach organica, attenzione, organica, quindi content driven, di 20 milioni di utenti. Per poi passare a Instagram, Clio Makeup su Instagram
vanta 3.1 milioni di follower, una fotografia, una picture mediamente riceve 435.000 likes e una story circa, un video caricato nel feed circa 630.000 visualizzazioni ed infine le impression per una story che viene vista mediamente da 450.000 persone. Il blog che è il nostro fiore all'occhiello e che in questo senso può essere considerato un po' come il punto di riferimento di quella che noi definiamo la più grande community dedicata alla bellezza in Italia, conta 5.2 milioni di visitatori unici al mese, di utenti unici mese e quasi 20 milioni di pagine viste mese. Possiamo quindi affermare che Clio non è soltanto un influencer, il concetto che peraltro io non amo, ma un vero e proprio Clio Makeup, un vero e proprio ecosistema digitale integrato. Il ruolo della community nella nostra realtà è fondamentale. Clio Makeup senza la community non esisterebbe. Noi siamo una realtà in un certo senso grassroots, cioè nata veramente dal basso, ed è proprio per questo io ritengo che noi, proprio in questo io ritengo, noi possiamo individuare la nostra stabilità, la nostra solidità. Il progetto Clio Makeup in un certo senso è co-generato, la morfogenesi di Clio Makeup si può veramente individuare anche nel contributo dato dalla nostra community, e qui incominciamo con gli esempi. Innanzitutto sottolineare il fatto che nel 2017, prima l'abbiamo scorso in maniera molto veloce, viene lanciata la linea proprietaria indipendente, quindi Clio Makeup è il primo indie brand in Italia pure digital, che nasce appunto nel nostro paese, e quando si trova di fronte alla onerosa questione di rappresentare il proprio prodotto, non sceglie nella prima campagna di lancio prodotto di appoggiarsi a, come diciamo i brand classici fanno, a, appunto, agenzie per il reclutamento e lo scouting di modelle, ma incomincia a fare un'operazione che è stata del tutto naturale. Incomincia a cercare attraverso appunto lo scrutinio e il monitoraggio dei social media dei soggetti che fossero già advocate spontanei del nostro prodotto, e quindi seleziona una serie di volti che appartengono appunto alla nostra community, che si riuniscono per uno shooting. Qua vedete appunto la foto di queste ragazze, sono studentesse, ostetriche, insegnanti, maestre di materna, che ognuna bella, ognuna che ci sa rappresentare, che sa rappresentare lo spirito di Clio Makeup, e sono diventate loro, quindi la nostra community, membri della nostra community, sono diventati i volti della nostra campagna di ormai qualche anno fa. Questo accade, è accaduto anche con il più recente lancio, in questo caso del correttore, che è un caso per i community manager secondo me molto interessante, perché ha suscitato una grande discussione online, fino ad arrivare addirittura a delle accuse legate appunto ovviamente che si sono rivelate essere infondate, ma che hanno messo da una parte a dura prova la nostra gestione appunto della community, ma che di fatto poi nella risoluzione della questione abbiamo potuto apprezzare come la community di Clio si sia fatta portavoce quelli che sono i nostri brand, quelli che sono i valori del nostro brand. In un certo senso noi abbiamo potuto approzziare, proprio grazie a questo caso specifico, come in qualche modo la nostra community non solo si sia auto moderata, ma in un certo senso moltissimi membri della community si siano poi fatti baluardo dei valori del nostro brand, e questo sostanzialmente sappiamo che è un valore inestimabile.
Un altro valore inestimabile, un altro prezioso contributo che noi possiamo cogliere dalla community coesa di Clio Makeup è il fatto che, più cinicamente, la community sia per noi, che appunto abbiamo anche un aspetto, una passione analitica, provenendo appunto io dalla sociologia, Claudio appunto da tutta una serie di discipline legate appunto all'analisi, abbiamo individuato nella community un serbatoio preziosissimo di informazioni e di dati. Vi do soltanto questa piccola indicazione. Dall'ultimo sondaggio lanciato, il nostro referente ci ha sottolineato che se la media del tasso di risposta in survey di analoga natura è di circa il 3%, i rispondenti al sondaggio lanciato da Clio Makeup, della community Clio Makeup, hanno sostenuto un tasso di risposta di oltre il 10%, alcuni trattenendosi addirittura più di 25 minuti sulle risposte. Questo è un ulteriore dato per me molto importante, fondamentale, per rappresentare la ricchezza della community Clio Makeup. Questi sono i nostri prodotti che, come dicevo, sono stati concepiti e generati anche grazie al rapporto dialogico che internet ci concede e ci permette, appunto, il web di andare a instaurare una relazione che non è assolutamente asimmetrica, ma più simmetrica possibile e più aperta ed inclusiva possibile rispetto al nostro target e in generale alla nostra community. Quindi noi ascoltiamo molto le esigenze della nostra fan base, possiamo dire, molti, se non tutti, questi prodotti sono stati costruiti e concepiti proprio per rispondere concretamente a delle esigenze espresse in maniera diretta attraverso i social e attraverso i punti di contatto dalla community. Questi sono alcuni esempi, dall'eyeliner appunto al prodotto balsamo labbra, che in questo momento, ovviamente, essendo coperta la parte bassa della mascherina, diciamo, è molto più forte rispetto al rossetto colorato, fino appunto al più recente lancio, che è appunto il correttore di cui prima abbiamo parlato. Quali sono i valori della bellezza, i valori in Clio Makeup? Innanzitutto, proprio grazie a questa commistione, a questo contatto e questo dialogo costante con la community, il prodotto diventa emanazione seamless della strategia editoriale di Clio Makeup. Il prodotto è anch'esso contenuto. Le referenze che noi lanciamo rappresentano il prodotto cosmetico secondo Clio, quindi il rossetto è il miglior rossetto secondo Clio, il mascara Dark Love è il miglior mascara secondo Clio, una volta appunto sentita l'opinione e raccolta anche l'opinione dell'utenza. E poi ci fondiamo su valori quali top e consistent quality, top performance, la gestione è una gestione 100% in house, anche in riferimento alla gestione della community e del social media management, in un progetto che è al 100% autofinanziato. Siamo un vero indie brand, non ci sono investitori occulti. Tutto quello che abbiamo costruito lo abbiamo costruito partendo da quel primo investimento, che è stata quella telecamera da $90. Vorrei chiudere questo mio intervento con una rappresentazione concreta di quello che è il valore della community, in questo momento un po' nostalgica, perché, come sapete, alcune iniziative sul territorio sono, ahimè, per ovvie ragioni, bloccate, cristallizzate, fermate per alcuni mesi. Quindi vi porto l'esempio dell'apertura dei Clio Pop-up nell'inverno 2019, prima dell'inizio della pandemia, dove noi abbiamo vissuto eventi di pura emozione e condivisione con Clio, che in un unico abbraccio si è unita, ha scambiato appunto momenti emotivi, ma anche momenti legati alla didattica rispetto al prodotto, alla formazione, all'informazione, quindi momenti in un certo senso di infotainment rispetto alla nostra
community. E in questo senso mi piacerebbe appunto mostrarvi, nella speranza che si senta l'audio, quello che appunto è stato la risonanza del primo, della prima apertura del primo Clio Pop-Up in Veneto. No, purtroppo Elena, l'unico modo per far sentire l'audio è tramite video su YouTube. Noi comunque spero che, diciamo, che questo fosse un po', come hai detto tu, la parte finale, perché siamo andati un pochino lunghi e ci sono tantissime domande. Io però ti faccio l'applauso virtuale, perché grazie. Questo insomma è quello che possiamo fare adesso. Ci sono tantissime domande, vado un pochino di corsa perché siamo andati un po' lunghi. Sia Michela che anche Cristina ci chiedono più o meno la stessa domanda: come fate a tenere i membri così ingaggiati e avere così tanti feedback da loro? Allora, content is king. Nel nostro caso dico sempre is queen, quindi la capacità di Clio, e questa è una sua antenna, è una sua dote, io direi quasi carismatica. Il carisma non si misura, non si spiega, non si calcola. La capacità di Clio di intravedere le tematiche, i trend, le qualità di un contenuto rilevante, rilevante. Noi, ecco, il nostro mantra è parlare di argomenti, di mostrare contenuti che siano veramente rilevanti per la community. In questo senso abbiamo un approccio molto karmico. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi crediamo che noi non bisogna parlare del prodotto che il cliente spinge. Noi abbiamo moltissimi clienti, le maggiori multinazionali della cosmetica nazionale e internazionale sono nostri clienti, eppure Clio parla soltanto dei prodotti in cui lei crede veramente, che siano appunto top quality. E questo per una, noi abbiamo visto dalla nostra indagine che alla fine all'utenza italiana interessa il prodotto che funziona, la performance, e Clio parla principalmente di performance e i nostri prodotti are all about performance. E questa probabilmente è una delle, potremmo rispondere anche in maniera più profusa, ma visto i tempi direi che questa potrebbe essere una buona risposta. Fra l'altro voi fate le recensioni anche a grandi marchi, come fate a gestire questo balance? Cioè, nel senso che il feedback che dà Clio è sempre molto sincero, però diciamo dall'altra parte mi immagino che ci sia c'è anche un po', forse non dico una pressione, però sono sempre grandissimi marchi, perciò volevo un attimo capire questa, perché il valore della trustability è sempre un valore forte nelle community. Sì, infatti, allora noi, il nostro primo cliente è la community, non sono i clienti. Il nostro primo vero cliente è la community, quindi noi manteniamo, e questi sono insomma dei valori che noi, vedete, rispondo con questa slide: libertà, pluralismo, autonomia, indipendenza dall'inizio. È dura, perché io passo il tempo sostanzialmente a sostenere con forza la nostra indipendenza, la nostra libertà e il valore del pluralismo. Clio parla di tutti. Molto spesso parla poco dei nostri prodotti, ogni tanto dico Clio e parla qualche volta del nostro prodotto, proprio perché noi proprio intrinsecamente abbiamo questo patto di fiducia con l'utenza, un patto comunicativo per cui, ormai riconosciuto, tacito, per cui la community si fida di Clio, la credibilità di Clio è proprio fondata su questi valori, su questa nostra bussola valoriale. Guarda, un'altra domanda, voi siete, diciamo, attivi dal 2008, perciò sì, avete visto tutta l'evoluzione dei social media. Sì. Questa è una mia curiosità, rispetto ai primi tempi, la vostra strategia è sempre la stessa? Avete cambiato un po' un approccio? Cioè, non vi sentite a volte in balia dei social media? Cioè, come si è evoluto il vostro approccio con i media? Allora, assolutamente no, non puoi essere in balia dei social media. Molto spesso si dice che appunto l'account sia il tuo safe spot. Attenzione, quando si esce là fuori, si è sempre in mezzo ad un grande oceano, allora bisogna saper navigare, bisogna sapere dove si vuole andare. Noi abbiamo molto chiaro dove vogliamo andare, dove siamo diretti. Il problema è se non c'è una strategia di lungo termine, quindi
quindi le strategie sono solide dal mio punto di vista e sono fondate su questa bussola valoriale che è un po' il core, insieme a tanti altri valori, un universo valoriale costellato appunto non solo di una serie di valori che noi riconosciamo e abbiamo fatto nostri. Poi di fatto dire fatto nostri insomma è un qualcosa che naturalmente è scaturito dal nostro modo di pensare, da come Clio appunto comunica. Però di fatto, allora, io credo che la longevità, io dico sempre che gli anni su internet sono come gli anni dei cani, uno vale 7, quindi noi siamo diciamo in giro veramente da tanto tempo in questa prospettiva. E devo dire che fino adesso e anche in quest'epoca della pandemia che ha veramente scombussolato le carte sul tavolo per tutti, io insomma i risultati li ho già detti, abbiamo fatto un più 20% soltanto sull'e-commerce e non voglio, non vi vorrei tediare con gli ovvi diciamo incrementi dei dati relativi alle visualizzazioni dei contenuti perché insomma va da sé che nel momento in cui la popolazione è chiusa in casa certo. Il posto è del web. Certo, ti faccio l'ultimissima domanda. Di Adriano, quali sono i tips che daresti a una piccola startup nel mondo cosmetico che vuole iniziare? Autoanalisi, capire che qual è non soltanto l'obiettivo, noi non abbiamo mai iniziato, Clio non ha iniziato e poi io a lei mi sono aggiunta insieme a Claudio, il co-founder, sempre nello stesso periodo, non abbiamo mai iniziato pensando noi adesso vogliamo fare la startup che dopo il primo anno non deve essere, diciamo, l'impresa non deve essere basata su quello che noi vorremmo guadagnare dal punto di vista economico e finanziario, ma tutto deve essere concentrato su quello che si vuole trasmettere, sulla passione che guida l'operazione, sui valori. Noi stiamo in piedi perché abbiamo dei solidi valori che sono le fondamenta, come una casa. Allora, prima di incominciare appunto, quando costruiamo una casa, prima di incominciare ad abbellirla, dobbiamo assicurarci che le fondamenta non siano solide, siano solidissime, perché poi altrimenti viene giù tutto. Quindi autoanalisi, qual è la vera passione, qual è il vero interesse, quali sono i valori che reggono il progetto. Grazie Elena, è stato un intervento interessante.